Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Meloni, guarda, dico la stessa cosa. No, ma vede, ciò che a me veramente indigna poi, siamo in un momento di enorme difficoltà. Dobbiamo essere sobri e studiare i dossier e cercare di dare delle risposte tempestive. Ora che il luciferino Renzi, la cui intelligenza di palazzo è nota, quella delle piazze, dei voti e delle urne un po' meno, inizi già a dire allora corra la Meloni di modo che lì sarà nei suoi Balcani. Cioè qua il tema è il 20 è un appuntamento serio ed importante. E non è importante chi ci va e cosa succede, ma è importante cosa succede. È importante se ce la facciamo. Una cosa da fare, è importante, bravo, se l'Italia ce la fa. È importante se quella parte d'Europa che non è schiacciata dal vero sovranismo, che è quello tedesco, ce la può fare. Questo è il grande tema. Non è iniziare una battaglia parlamentare contro gli interessi degli italiani, sperando allora, va la Meloni così forse fa una brutta figura. Peraltro non la farà, stia sereno lui stavolta, non lei. Allora faccio parlare Maria Giovanna, ringrazio Monica, anche perché Monica devo dirti che insomma anche le discussioni fatte finora con Del Mastro mi fanno dire che veramente vale il vecchio andaggio che sia incendiare l'opposizione e pompieri ancora prima di arrivare al governo. Bravo Del Mastro. Cosa dice mai? Allora voglio se vuoi restare con noi siamo contenti. Maria Giovanna, tu che invece non eri d'accordo, vedevo, su tutta questa afflato Meloni Draghi. No, hai visto che ho fatto il controcanto per tutto il tempo, sì, bofonchiavo, sì. Come bofonchiavo, un vecchio contolone. Allora sì. intanto sicuramente non ti sarà sfuggita la frase detta dalla Meloni nel non dire niente da Giorgia Meloni.